Buonasera, buonasera Brusi, buonasera Kuma, buonasera Iacci. Allora, prima di caricare facciamo il solito riassuntino della puntata precedente che è, solo, che è di ieri, quindi più o meno dovremmo esserci. Allora, ieri siamo stati nel Somnium di Terror, che è stato tra l'altro anche particolarmente divertente, con un sacco di enigmini simpatici. Lì dentro cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto che Terror nutriva un amore un po', come dire, eccessivo, fino a sfiorare il complesso di Edipo nei confronti della madre Tokiko Shigure, ma anche a quanto pare una forte gelosia nei confronti di qualcun altro che era a quanto pare il ricevente dell'amore della madre al posto suo, se non ho capito male. All'uscita dal Somnium ci è apparsa la madre, che in teoria sarebbe morta, ma ormai mi sono smesso di farmi problemi a riguardo, che ci ha svelato che lui era lì per portare l'umanità al Moksha, la liberazione dalla simulazione, insomma tutte cose che già sappiamo. Ci ha svelato però la password che avremmo dovuto poi inserire tornando indietro nel computer di Chikar. E poi quando è arrivato Date a salvarci dal tentativo di ammazzarci da parte di Terror, abbiamo scoperto a quanto pare Terror non è nient'altro che Jin Furue, che avevamo dato per morto da 40 ore di gioco, e invece non si capisce come pure lui è vivo. Quindi fondamentalmente non lo so, ci sono delle linee temporali in cui la gente è morta, non è morta, non... si spera che capiremo qualcosa. Dopo di ciò, cosa abbiamo fatto? Siamo tornati al video precedente, abbiamo inserito la password che è Almighty nel computer di Chikara, del Somnium della ragazza misteriosa in maschera, e lì cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto che l'esperimento di le ricerche di Chikara di ottenere la giovinezza eterna e la vita eterna hanno portato a un successo, perché c'è un soggetto che in realtà non invecchia da 6 anni ed è rimasto letteralmente uguale a quando aveva 12 anni, anche se adesso ne ha 18. E quindi siamo andati a parlare col buon Shom, che a quanto pare è stato il ricevente di questo esperimento riuscito, con grande gioia di Chikara, e lui ci ha confermato questo, ci ha confermato sì che non è immortale e non invecchia, e questo non spiega perché indossi le stesse cuffie da 6 anni, ma vabbè, saranno praticamente cuffie particolarmente buone. E ci ha anche detto finalmente chi cavolo è la sorella, e a quanto pare la sorella è Amame, non si è mai saputo, non se ne è mai parlato. Amame è la sorella maggiore di Shoma, da madri diverse, perché il padre aveva divorziato in passato con la madre di Amame, si era risposato eccetera eccetera. Non mi pare che ci abbia detto nient'altro, se non molto importante che per accedere alla maledetta cattedrale sotto la sede della Nyx, quella che era 6 anni fa è crollata in seguito all'esplosione, c'è un ingresso secondario. L'ingresso secondario l'abbiamo trovato, ma è chiuso con una tonnellata di lucchetti. A quel punto siamo andati a cercare Lian, che è il nostro esperto scassinatore. Non l'abbiamo trovato. Abbiamo trovato Kizuna, che dice che è andato a prendere qualcosa da bere al distributore. Una Kizuna che sembrava però per qualche motivo preoccupata. Ok, ci abbiamo fatto. Mi regalano le sub, infatti seguo 3-4 canali a massimo, neanche costantemente, tranne il Doom Pizza e Tenet Project la mattina. Ah, che regalano le sub di continuo, pure a me arrivano sub regalate per canali che magari ho visitato 6 mesi fa.
Non ho mai capito come. Occupa sempre lo stesso modello, gli cambia i padiglioni, una delle due, sì. Però io non uso mai le moto, mi scordo proprio di usarle. Cioè, è questa quella giusta, aspetta. Sì. Dovremmo stare al parco da Kizuna, no? Sì. Che è molto mogia. Perché sei mogia? L'ultima puntata sono successe cose che una volta uscivano in tre lì, in tre live. Le ultime puntate sono state serratissime, sono d'accordo. Ma che ci stiamo avvicinando al finale. Come vanno le cose con la Yan? E beh, ieri avete cominciato a frequentarvi ufficialmente, quindi mi chiedevo. Kitty sembra un po' strana. Ieri sorrideva, sembrava felice. Magari le fa male la pancia. Eccolo, la Yan. Un po' troppo, troppo, la Yan. Stai cercando di compensare per qualcosa di male. Quel distributore non accetta i pagamenti elettronici. E ha finito il resto, quindi non potevo usare una banconota da 1000 yen. Che fastidio. Mizuki, da quanto sei qui? È da un po', da un bel po'. Questo è un cliché abusatissimo. Beh, che ci fai qua? No, no, scusami, non posso accettare il cioccolato da te. Quest'anno lo posso accettare solo da Kizzy. Non che l'anno scorso me ne abbia dato qualcun altro. E nemmeno Kizzy me ne ha dato. Ah, ma chi se ne frega? Il tempo che passo con Kizzy è più prezioso del cioccolato. Ah, scusami, Layan. Bravo, bravo. Mi vado a sentire in colpa. Ah, no. Non possiamo vederci più. Così. Non possiamo vederci? No. Vabbè. Hai qualcosa che non va con alla vista, Kizzy? La Yan. È durata tantissimo questa storia d'amore, un giorno. Non possiamo stare più assieme. Questo intendevo. Kizzy, ma perché? Per allora non dire niente, per favore. Ma sei seria? Ma così all'improvviso? Vabbè, no. Non ci chiede nessuno, ci deve essere qualcosa. Ha scoperto di avere una malattia incurabile, non vuole farlo soffrire. Non mi piaci più così da un giorno all'altro, mi sembra un po' eccessivo. Un po' troppo, sta cercando di calcare troppo la mano. Non voglio più vederti, non voglio più guardarti in faccia. Sono venuta qui oggi per dirtelo. Ti prego, dimenticami. Sì, provvedi. Uno che dice ti ho, non mi piaci, non ti voglio anche più vedere, poi ti prego, dimentica, voglio che tu sia felice, si capisce che c'è qualcosa sotto. Non sei convincente, figlia mia. Meriti la felicità. Addio. E se ne va con la sedia a rotelle? Vabbè, Laiana, meglio così, sei liberato che mi servi, dai. Vediamo di quagliare il finale della storia. Kizzy, ma cosa? Ah, ciotto, sono un'isa.
chiedo scusa a buon uomo. Chi è? Dove stai? È un autista di tassi, cos'è? Lei si chiama Diane, vero? Sì, però... Questa viene da Riichi Chieda, che è il padre di Kids. Mi ha chiesto di consegnargliela. Beh, io ho finito. Me ne vado. Sono di una mazzetta di soldi. Soka, soka. Cioè sono soldi perché per lasciarla. Ah, quindi così stanno le cose. È questo che pensa di me. Dannazione, dannazione. Non la voglio questa spazzatura. Beh, dalle in beneficenza. Mi lasceresti solo? Vabbè. Mizuki, non lasciare che le emozioni prendano il sopravvento. Okay. Il nostro lavoro è l'indagine. Lo so. Lion, stammi a sentire. Io odio dovertelo chiedere, però... Mi serve un favore. Non scassinerò nessun altro lucchetto. Ma giusto un altro paio, 5, 6, 7, una decina. Ho chiuso. Non aprirò lucchetti per nessun altro. E perché no? Non voglio tornare indietro. A quel mondo. Non capisci? Non voglio più essere un criminale. Vabbè, ma lavoreresti per la polizia. Tecnicamente stai facendo un'opera per la comunità. Capito. Beh, immagino che abbia senso. Questo è quello che è successo nella stanza di... del macchinario per tagliare la gente, no? La porta all'esterno, dove abbiamo lasciato lui, giusto? L'altra volta. Se lo avessi saputo non mi avresti chiesto di aprire il lucchetto. E vedere cosa c'era dentro. Ah, ma che? Deve essere per il caso CD. Che ci fa qui? Quindi è andata così. Non era lì, non è successo lì allora. La Yan ha aperto un lucchetto per qualcuno. E ha trovato qualcosa che era collegato al caso dei cadaveri dimezzati. Così sembrerebbe. Aibo, abbiamo nuove priorità. Dobbiamo psincarci con lui. Non l'abbiamo mai fatto, vero? Lui ci manca ancora, eh? Chi manca a parte lui? Vabbè, i personaggi che non hanno molto peso sto giro, tipo Iris, che sono secondari in questo gioco. Ota, no, Ota. Preferirei di no.
Ci preoccuperemo della, di quella scalinata dopo. Per prima cosa dobbiamo entrare nella testa di Lion. Mica, ma poi uno psink dopo l'altro, dopo sta parte. Pim pim. Cioè sono stati tipo 3 o 4 di fila. Ah, sto giro c'abbiamo anche il permesso, ok. Maledetta Mizuki, sai essere spietata. Lo so che per le indagini, ma hai, insomma, hai fatto venire qua l'amico tuo che era stato appena scaricato. Da te, insomma, non lo accetto, boss. Capo. Poi mi occuperò più di Kizzy dopo. Se giochi bene le tue carte potresti riuscire a risolvere la situazione. Il fatto che l'abbiano pagato vuol dire che forse Kizuna non è davvero arrabbiata con lui. Vabbè, di quello mi occuperò io. Ti occuperai tu? Tu pensa allo Psink. Avrà visto qualcosa di cruciale per il caso, no? Può essere. Vai a scoprire cosa. Che fa, si scopre che è amica d'infanzia del padre di Mizuki. Di Kizuna, il capo. Lo chiama per dire, ma non fare cazzate. Mizuki... So che lo sai già, i 6 minuti. Sì, sì, massimo un'ora di Psink alla volta. Ok, forse non lo sai allora. È un decimo, 6 minuti. Lo so, scherzavo. Va bene... Computer è dispiaciuto che non ha un grosso ruolo a sto giro. Quindi quando tocca a lui fa un po' di... recita un po' sopra le righe. E dove stiamo però? Al parco. Va bene. Ma che succede? Morirò! Ah, ho capito, vabbè, grazie di tutto, Aiba. Sono morta? Mi sa di sì, stai fluttuando. È vero, a quanto pare in questo sogno posso fluttuare. Interessante. Sì, quindi è un po' come quello sott'acqua dell'altra tipa lì. È il parco questo, no? C'è un'enorme serratura, ovviamente, perché era a mente di Lion. Ho poca esperienza al riguardo. Succede molto spesso, di tanto in tanto. Va bene. Scegliene una, spesso, di tanto in tanto. Dipende dallo stato mentale del soggetto dello Psink. Questo è il mondo dei sogni, cioè il mondo onirico di Lion. Ah, è vero, diceva che voleva, che sognava di volare. A volte i desideri di una persona si manifestano nei suoi sogni, specialmente quelli più diretti, come le persone più dirette come Lion. La cassaforte. Questo è il parco di Yoyagi, no? Così sembra, ma è molto diverso. È diverso in molti aspetti.
Cestino della spazzatura. La lattina, ok. E chiaramente quell'orribile bibita alla vodka e gelato alla vaniglia dall'altra volta. E Yaci, ho visto che hai provato quella roba là. Ma come ti viene di bere una bibita? Lo dico sapendo che avrei potuto farlo anch'io. Di prendere una bibita alla... com'era la... come cacchio si chiamano? Adesso non mi viene il termine. Mi hai capito, no? A quel gusto lì. Mi aspetto dubito che sia una alla meringa, esatto. Mi aspetto dubito che sia una roba dolcissima, insopportabile. Allora, apri la cassaforte di Layan. Layan sembra avere delle informazioni riguardo il caso. Sbloccando la cassaforte potresti scoprire il suo segreto. Ed è tutto normale, tutto normale. No, sono d'accordo, per carità, però. Però secondo me ti potevi aspettare il sapore super dolce. Oddio! Ah, però. Senti la musica. Che cos'è? Attenzione, best colonna sonora da un po' questa parte. È uno strumento per scassinare che è molto utilizzato dai professionisti. Cioè, quindi Fabri e Locksmith, come in italiano non c'è un termine uguale. E scassi e ladri. Magari Ryan lo usava. Sembra un coltellino, però quello con... magari possiamo aprirci qualcosa. Sono troppo preso dalla musica, però. Allora faremo meglio a tenerlo. Mi ha vagamente, secondo me, mandato in direzione della cassaforte, cioè molto poco vagamente. Ma questo? Ma c'è modo di salire? Ok. Cos'è questo? È un disegno di Ganesh, quello... esatto, quello del Brahman. Mi chiedo se le informazioni che sta nascondendo la Yan riguardino Genny. Difficile a dirsi. Che era un dettaglio secondario. Cosa abbiamo qua? Ma quante cassaforti ci stanno? Ah no, è questa la cassaforte. Cassaforte di piombo. Sembra una normalissima cassaforte con una serratura. Però ha un aspetto interessante, fatto di una lega di piombo, che credo non sia particolarmente comune per le cassaforte. La puoi aprire? No, è chiusa. E certo, ha senso, visto che è il sogno di Ryan. La devi scassinare, figlia mia. Così, poi così, poi così. Ecco, aperta, bravo. Bravo cassaforto. Non so perché è il maschile, però. No, te la cavi bene. È pieno di soldi. È un po' scontato. Sono ricco. Questo è quando faceva il mariuolo, immagino. Ah, non dovrei eccitarmi così tanto. Ruberò soltanto questa volta. Per sottrarmi la povertà e trovare un buon lavoro. Ok, già il primo è andato. Okay.
Ok, questo non possiamo ancora finirlo. È un ricordo dei furti di Layan? Layan stava cercando di migliorare a modo suo. È diventato la cassaforte. Questo c'è il tastierino, questo è più complicato. È volata via, Aiba, inseguiamola. Non ho mica capito in che direzione, però quella, eh. C'è un sacco di roba, però, lungo la strada, tipo... Ah, no, è il quadro di Ganesha questa, vaffanculo, di lato non si capisce. E questo? Questo è più avanti. È uno degli oggetti da aprire, quello cos'è? Un altro quadro? È una porta di metallo. Cos'è un pull tab? Un'etichetta? Una targhetta? Sulla manopola, sulla maniglia? Ah no, è una linguetta. Come quelle su una lattina. E perché sulla porta? Non ci saranno nemmeno un timing, eh. E stappala la bottiglia qua, stappala la lattina. Non esploderà, vero? Ce lo possiamo chiedere dopo che l'avrai aperto. Sarebbe troppo tardi. Si è aperta. Preferivi l'esplosione, vero? Oh. Ah, è la combinazione della cassaforte. Abbiamo trovato a culo. C'è un foglio di carte. 0809. Ah, no, ci manca ancora, dice. C'è uno strappo, manca un altro pezzo. Dobbiamo trovare il resto della combinazione. Micchia, già mezzo minuto se n'è andato senza fare una micchia. E dove può stare mo l'altra? Quella è un'altra porta? È una lattina questa. La lattina è un altro degli oggetti da aprire più avanti, uno dei lucchetti, credo. Quella è la cassaforte. Quello è sempre il quadro, non c'è molto altro. È la bibita che beve sempre Layan. Questa è di circa 500 litri. Aspetta, cosa c'è là sopra? È una serratura. Sbatti la lattina. È difficile. Sembra che stia facendo l'amore con la lattina. C'era bisogno di dirlo, Mizuki. Sì, però non risponde alla mia avanza. Sarà dura da aprire questa. Quindi scuoterla non serve, eh? Abbiamo buttato un sacco di tempo. No, ma questo ci dobbiamo venire dopo, secondo me. Andiamo alla cassaforte, vediamo. Ah, ma è un'altra lattina quella, no? Quella è il bidone della monnezza, giusto? Qua c'è la serratura e c'è il tastierino. Ah, è un codice di 8 lettere. Di 8 cifre, quindi ci serve per forza il resto. Ah, quindi va bene o la chiave o il codice. Ah, ok, la possiamo scassinare. Però consumiamo metà del tempo a disposizione, fondamentalmente. Invece di provare a trovare l'altra metà della combinazione. Che è quello che farei, ma non so dove guardare.
Non c'è altro qua. Boh, Obidon Ramonnezza non penso che ci aiuta. Ma quella voce era la Yan. C'è dell'altro magari. Non mi pare servito a moltissimo. Io non vedo altro con cui interagire, però. Quindi o dobbiamo aprire la lattina in qualche modo che mi sfugge. Ma la lattina sembrava un altro dei lucchetti mentali, no? Mi verrebbe da andarci dopo. Era la lattina, il bidone. Però alla fine stiamo risolvendo tutto con le cassaforti che non c'erano, quindi non è detto. Proviamo a scassinarla. Beh, che è scassinatrice provetta. Facile. Ah, ok, era questo, ok. Vabbè. Quindi 08090708. Ma per cosa potrà mai essere? Ah, qua dice che se li dividiamo in coppie e li associamo a lettere dell'alfabeto. Ah, quindi ero. He. Hi. Ok. Ok. Come sicurezza l'informazione era stata immagazzinata, insomma, come conservata separatamente. Comunque, poiché erano in un posto simile, era facile da trovare. Lo so! Dov'è la cassaforte, mo? Ok, ok, vai facile. 08, 09, 07. Mi sono già dimenticato qual era l'altra. 08 di nuovo, giusto? La H. Ok. E dentro ci sta un giornale di annunci di lavoro, credo. È una rivista? Esatto. È il... Come si chiamava quello famoso? Il più famoso giornale di annunci di lavoro storico italiano. Come cacchio si chiamava? Bazar? Forse mi confondo. Ah, non sono niente di che. Oh, perché lo stai leggendo? Kurduri, istituto di ricerca, ok. Non so cosa sia, ok, ma scommetto che posso farmi assumere come custode. Quindi lavorava come custode al... E allora qualcuno gli avrà fatto aprire la porta, quella famosa lì. Questo ricordo di quando la Yan ha abbandonato la vita dei crimini. E scommetto che parlava di Loradori. Certo, l'istituto.
Ora c'è una cassaforte d'argento e poi una d'oro, immagino. No, è diventato un lampione, una chiave gigante. È diventata una chiave. Possiamo salire ancora di più e c'è un Low to High. Forse vuol dire che Lian vuole, come dire, fare salire in alto nel mondo? Ma è chiaramente un indizio. Giusto, fare le cose dal fondo, dal basso verso l'alto? Guardiamoci intorno. Dal più basso al più alto? Una serie di numeri? C'è un sacco di roba però. C'è un secchio rosa, che cacchio faccio? Apro? 5 secondi. Non succede niente, perfetto. Non benissimo. È il più basso però di ste robe, no? O devo partire da quello in basso proprio? E poi salire. C'è un sacco di roba, mannaggia. C'è pure questa statuina di non so bene cosa. È la statua di una ragazzina del parco Yoyagi. Okay. È dedicata alla felicità e alla salute dei bambini. Lion andava spesso al parco, magari gli piaceva? Può essere. E quindi? Quella è roba che abbiamo già visto, no? Quella è la cassaforte che abbiamo già aperto. E quindi è rimasto questo? Ah, secondo me dobbiamo partire dal bidone più in basso, dai. Ora dice non succede niente, manco qua, no? Ok. Dove cacchio sta il bidone blu però? Quello è un bidone? Un altro bidone giallo? Quindi il blu è il più basso sicuro. Mo qual è quello immediatamente più in alto? Mo il giallo? Un po' macchinoso. Ok. Ok, la voce di Kitsu che lui ama tanto. Ok, è un buon punto. Stiamo andando bene, però mi serve mo. Quello ancora più sopra, che non mi ricordo qual è, mo? Questo qua? E poi quello lì? Ok. Pensavo ce ne fosse uno in mezzo, temevo. Oh. Quanto vorrei sentire la dolce voce di Kitsu che mi dice... Che mi dice succa, non ti amo più. Allora, questo è l'ultimo. S-
mio principe. Voglio sentirglielo dire un'altra volta, ancora una. Vabbè. Quindi l'ha reso molto felice quando gliel'ha detto. Sarà la parola con l'ordine per la cassaforte. Che addo sta? Qua? Questo non ha la serratura. Sembra una normale cassaforte, ma la composizione è ignota. Non ha la serratura. Ma se non sappiamo come aprirla, possiamo controllare prima altrove. E altrove dove? Mio principe, che ci faccio con mio principe? Quei bidoni abbiamo finito sicuro. Beh, non ci faremo mai al primo giro, lo sapete. Che ce devo fare con sta cosa, con sta informazione, scusate. Magari dietro c'è scritto qualcosa? No. Sotto qualcosa? No. Sopra qualcosa? No. Mio principe. La statua adesso, per qualche motivo che non è servita a niente prima? Abbiamo buttato altri 5 secondi. Sono finiti gli oggetti, no? Non so. Questa abbiamo già aperta. Ovviamente. Devo provare a farci qualcosa. Ah, ma c'era già, apri come la voce. La voce di Kizzy, ovviamente. Ma vaffanculo, abbiamo perso tempo, si poteva farlo. Dobbiamo dire mio principe, ok. Inquietantissimo. Che sto guardando? Un sacchetto di patatine? No, non sono patatine, sono troppo piccole. Mi sono sempre piaciuti. Quanti ricordi, grazie mille. No, non preoccuparti. È una voce femminile, non sappiamo chi. Lavori sodo, non hai paura di sporcarti. Hai fatto un ottimo lavoro con i bagni. Anche se a volte sei un po' brusco. Ci posso lavorare, però.
Fino a poco fa era un buon a nulla. Avevo preso una brutta strada e questo, diciamo, è un eufemismo. Ma d'ora in poi lavorerò duramente come custode all'istituto Coradori. Allora, prima o poi diventerò il, come dire, l'amministratore delegato. Si dice presidente. Vabbè, quindi, ma comunque adesso è il momento da cui, in cui la mia vita prenderà, come dire, la strada verso il successo. Buonasera con Cim. Az! Un altro bivio. Sembra che stia parlando con una donna più anziana, una collega magari. Sembra che fosse un po' imbranato, ma fosse anche ben voluto. Questa chiave? Tranquilla, ce la faccio a muovermi. E quello cos'è? Chi cade così in basso non può mai risollevarsi. Maledizione, da quando ho cominciato a lavorare all'istituto non ho sbagliato niente. Non ho fatto niente di male. Non ho rubato nulla. Quindi per te un ex ladro non merita di essere felice? Chi è il padre di lei? Ok. No, è Chikara, ok. Giusto. Quindi è quello che gli ha detto Chikara prima di licenziarlo. Mica, Chikara è la colpa di tutti i mali, comunque. Capisco come ti senti, ma dobbiamo fare... C'è dell'altro da fare. Beh, ce l'hai ancora la chiave di prima? Certo. Sarà sicuramente utile. Diamo un'occhiata intorno, ma non abbiamo finito il tempo, mi sa. No, abbiamo ancora un minuto. Lì c'è un boombox. Non c'è nient'altro? Di certo ci sarà qualcosa che non possiamo fare perché c'è un bivio. O dobbiamo fare una scelta. Dipende che tipo di bivio è. C'era questo stereo nella cassaforte. È quello che usano al dance club. Uno stereo così vecchio non ce l'hanno un budget migliore. Credo che sia stata una scelta. Ricordo che Kizzy diceva che gli stereo sono fighi e sono molto retro. Ok, ma che ci fa nel Somnium di Lion? Premi espulsione, accendi la radio, premi play. Premiamo play. Me ne sto già pentendo. Però è diventata Iris, no, sono diventate tutte le tipe. O è solo Kizuna, no? Ah no, è sempre lei, ok. Sembrava Iris all'inizio, no, ma è sempre lei.
È tutto bellissimo. Ma Ganesha in tutto questo che c'entra? Tu non dare schifezze a Ganesha. Ok. Grande splash, si è arrivato il momento musical. Vabbè, lei... Perché stai ballando? Ballare è divertente perché si può, lo possiamo fare tutti assieme. Ma ah, ecco la scelta. Sono uscite due cassaforti. Magari ci torna comoda la chiave di prima. Ma ne abbiamo solo una. Dobbiamo scegliere, mi sa, bella gente. Vabbè, tanto il bivolo però ce lo giochiamo. La... Quella d'oro è troppo banale. Proviamo questa nera. Ah, non è ancora questo il bivio, come funziona? O forse sì, non so. L'angoscia all'improvviso. Ok, il bivio. Ok. Ah, questo è un ricordo con Gen. Che pure ci stava nascondendo qualcosa. Solo che non abbiamo tempo per fare il quinto lucchetto, mi sa. Ma siamo dentro la cassaforte? Mi ricorda un po' il Brahman. Guardiamoci in giro. Non c'ho tempo però. Quante cose ci sono? Troppe. Fatto con sta grafica così è un casino capire cosa sto guardando. Ah, minchia, la maschera. Vuoi che indossi questa? Eh? Ti starà benissimo, vai, vai. Oh. Oh, sembri molto sospetta. Dillo a Gen la prossima volta. La Yan e Gen hanno sviluppato una forte... Ah, ma lui aveva detto una cosa del genere. Vado a dirlo a un mio amico di cui mi fido ciecamente, una cosa del genere. Quando era scomparsa Kizuna nell'altra linea temporale, no? Parlava di Gen, che il terzo amico è Date. E io all'epoca davo ancora per scontato che Date non ci fosse in giro, quindi... Vabbè, ma non facciamo in tempo a fare niente, secondo me... Ma se falliamo di pochissimo, però... La benda di Date. Vabbè, insomma, mettitele e basta. Vuoi sentire un gioco di parole sulle lanterne? Vuoi che venga lì e ti prenda a calci? E quindi? Ah, ma c'è un'altra cassaforte, porca paletta. Devo autenticarmi con il riconoscimento facciale? Serve una faccia registrata nel dispositivo per aprirlo. E non basta. Non funziona perché i piedi di Date puzzano.
Okay, perché Dada gli puzzano i piedi. E perché lascia i fazzolettini usati in giro. E perché usa i stuzzicadenti finché non gli sanguinano le gengive. Basta. E come se non bastasse, c'ha pure dei brutti peli sul collo a volte. Per oggi può bastare. E allora devo mettermi il mascherone, non faccio in te. Proviamo a ripartire da qua, andare di corsa. Non so se basta, però. Vediamo se serve. Provo a prendere la maschera. Perché a te dobbiamo ripartire da qua e rifare velocemente gli altri. Vediamo se qua è fattibile. Piglio direttamente la maschera di coso e vedo se basta quella. Andiamo a tentativi un po'. Dov'è la cacciaforte? Perché non la vedo? Nascosta dall'altra? Dove cazzo sta? Ah, qui. Vediamo se è quello giusto. Ha funzionato! Quindi era registrata Gen. Però se non finisce qua la cosa... È un piatto di roba da mangiare, ok. Ah, è andato tutto a puttane, amico mio. Come è successo? Se ci rimugini sopra, impazzirai. A volte il mondo è semplicemente ingiusto. Puoi cambiare quanto vuoi, ma non sempre verrai accettato. È così che va il mondo. Ma c'è sempre speranza. Io sono già felice che tu e Date siete amici miei. Genny. Tu sei il mio migliore amico, Genny. E sono sicuro che anche Date pensa lo stesso. Qualsiasi cosa ti serva, fammelo sapere, ti aiuterò. Ora... Ti ringrazio, ma ora mangia finché è caldo. È bello che abbia dei buoni amici così. No, non ce la faccio ad aprirla. Mizuki lì. E non faccio in tempo. Oddio, no! Ah no, sono arrivato. Ok, forse basta. No, ti prego, non aprirla. Questo è il posto giusto. Cosa c'è lì dentro? Scusa, Diane, ma l'apriremo prima che tu riesca a fermarci. Cominciamo dalla serratura. Oh cazzo, mi devo ricordare le soluzioni di tutto? 08090708. Ok. Meno male che c'è la scelta soltanto. Poi, qual era la prossima? Ah, la voce di Tizia con mio principe. Okay. Che tensione! E per chiudere la maschera di Genny, giusto? No, lo stereo. Devo premere play? Premi play? Di nuovo il balletto no, però magari. Grazie. E ora la maschera di Genny, ok. Yoshi.
L'altra era metti face mask. Che cacchio era la face mask? Una cosa che non l'abbiamo trovata, la mascherina. Ok. Dovremmo esserci. Grazie, Kenny. Abbiamo vinto? Abbiamo vinto, credo. Stiamo scoprendo il segreto torbido di Lian. Vabbè, sto video si può rigiocare abbastanza facile. Basta tornare e aprire la serratura dorata. Nella dispensa di Genny? C'è mezzo corpo? Ah, quindi è qua che dice: se l'avessi saputo me l'avresti fatta aprire. Ok. Ma so ya so ka. Settetara ore ni tanonde kuru wake ne mon na. Koitsu no kagi o akete kuru nante. Sore ni shitemo kore tte dou kanaete mo HB jiken no. Nande konna mon ga koko ni. Brafman no reitouko ni HB jiken no giseisha ga. Demo ano shitai wa ittai. Ovviamente non ci dice chi è, perché se no era bello. Dobbiamo andare nel mondo reale. Vabbè, giusto, minchia. Questa sarà proprio al limite. Ok, ma dobbiamo comunque tornarci qua. Ok, Sisifo, ma dato come... Noi siamo ancora M2, ok. Ah, ci andiamo diritti proprio? No, Mizuki-san. Yappari yaranai to dame ka. Mizuki, ne sei proprio sicura? Beh, Genny non c'è. Dovremmo prima chiedere il permesso a lui. È la polizia che ci ha mandato. Non è vero, però. Fallo e basta. Va bene. È aperto. Proprio come pensavo. Ok, non voglio chi cazzo è. Chi sarebbe? È il cadavere mancante, però sappiamo che c'era una vittima mancante, no? Genny. Genny. Mame. Sorella di Shomo. Ok, lei non l'ha presa benissimo. Possiamo parlare? Capitolo 5M2. Ok. Lion ga ano reitouko o aketa ryū ni tsuite wa wakatteru no. Ora so perché Lion ha aperto il lucchetto del congelatore. Gen-chan, anata ga kagi o akete tte tanonda kara da yo ne. Gliel'avevi chiesto tu, vero Genny? Mondai wa
あの死体が何者で、どうしてあんなところにあるのかってこと。Quindi adesso devo sapere chi è quel corpo e che ci fa qui. ケンちゃん、聞かせてもらえる？ Cosa avete da dire? Ah, ci devo parlare io? Chi è? Non ne abbiamo idea, ovviamente. L'identità di questa del cadavere è ignota. Il volto non sembra corrispondere a nessuna persona a sospetto nel nostro database. Okay. L'unica certezza che abbiamo è che è il lato sinistro del corpo. E che insomma sul viso lui c'ha un segno molto riconoscibile. Quello si vede, basta guardarlo per svederlo. Perché c'è un cadavere nel freezer? Mi dispiace, ma non lo so. Quel corpo così ne è apparso dal nulla. Ma sei serio? Insisti con questa storia? Che ho fatto? Però? Ti sembra uno che sta scherzando? Beh, non sta mentendo, ok. Da quant'è che sta lì? Non lo so da quanto tempo. Ma questo è il tuo ristorante, vero? Come fai a non saperlo? Quando è chiuso il congelatore? Ovviamente. Penso che è successo tipo circa 6 anni fa. 6 anni? Oh. Cioè lui per 6 anni è andato a fare la spesa di continuo perché non aveva il frigorifero? Ho perso la chiave. Aspetta. Ma stai cercando di risultare sospetto? Non si lascia il congelatore chiuso per 6 anni, è questione di buonsenso. Sapendo questo, è chiaro che il corpo non è stato congelato di recente. Okay. Quindi effettivamente sta qua da 6 anni. E chi l'ha ucciso? Chi è l'assassino? Anche qua l'assassino. Vabbè, però si usa quando... E io che ne so. Però sembra un uomo abbastanza evidentemente. Con il corpo tagliato a metà, il colpevole è quasi sicuramente Terer, appunto. Perché insomma il taglio è simile agli altri cadaveri. E quindi vuol dire che anche questa persona è stata affettata nello scantinato dell'istituto Radori. Il capo mi aveva detto, ecco, questo me lo ricordo, che erano 5 DNA e ci manca una vita. Senti mame, con te ci vengo all'ultimo, eh. Quando hai aperto il lucchetto? Intorno al tramonto del 13. Mi aveva chiamato Gen. Ok. Perché non hai detto niente? Io e Gen siamo amici da tanto tempo. Non faccio la spia sugli amici. Sarei un pezzo di merda. Per chi mi hai preso? Ok. Sai nulla del corpo? No, nulla. Non hai mai visto questa persona prima d'ora. Sei tu l'assassino? Ma sei scema? Perché? È una domanda stupida? Se fosse stato Kenny, perché mi avrebbe mostrato il corpo? E poi non è che ha ucciso me o che ne so dopo. Hai ragione. Nel somnio di prima che lui sembrava stupito di vedere il corpo. E allora perché Gen non ha chiamato la polizia? Questa è una bella domanda. Ho i miei motivi. Ti pare il momento di tenerteli?
Che diamine significa? Niente, non glielo posso chiedere. E veniamo alla cara Mame. Stai bene? Sì, un po' posso dire. Più o meno. Dove eri tu, Genny? Perché chiede Genny a lei? Scusa. Sono sbagliati i nomi, secondo me, in un paio di domande. Dobbiamo fare la spesa per gli ingredienti. Sì, è vero. Sono esauriti. Adesso vuoi andare? C'è un supermercato che sta aperto 24 ore dei paraggi. È passata la mezzanotte. Oggi è il 15 febbraio. Sei Nilla del corpo? Non lo so. Non so chi sia. Sembra sconvolta. Vabbè, non abbiamo cavato un ragno da un buco, vabbè. Scusate, mi sono fatta un po' prendere la mano. Giuro che non volevo accusarvi di nulla. Ma la vostra storia non ha alcun senso, non torna. Potreste dirmi qualcos'altro? Mizuki, andiamo. Sta arrivando, insomma, la polizia. Perché? Sat che sarebbe, scusa. Special... Nananana team? Vabbè. Special a qualcosa team? Credo che l'abbia chiamata il capo. Stava monitorando il Somnium prima. Quindi il capo sa che c'è un cadavere. Ma perché ha chiamato la Sat? È la SWAT, sì, tipo. Ah, sta diventando un fastidio. Eh? Kenny, che succede? Sta arrivando la polizia. Ah, specie l'assault team, ok. Ah, ci ha origliato? Al diavolo, non voglio restare coinvolto. Scusami, ma io me ne vado. È un po' troppo tardi. Ti è andato alla finestra. Aspetta, Ryan. Dai, avanti. Lasciatemi. Sono innocente, mi hanno incastrato. Andiamo. Cioè, tu scappi, ti vedono scappare dal luogo del delitto. Che ti aspetti, però, figlio mio? Ma che succede? Mamma, entra nel Brahman. Ma dobbiamo menarci con la polizia per qualche motivo che mi sfugge. Lui è armato da una padella, un wok. Non pensate che sia un po' troppo? Non abbiamo mica un mostro in libertà. Esattamente questo è il motivo della nostra presenza. Ci sarò detto che avremmo trovato due mostri. È che uno dei due potrebbe essere collegato a Terror. Quindi dobbiamo arrestarle. Ma parlano di Genny? Probabile. E chi sarebbe l'altra persona? Mizuki-san, anata no koto desu yo.
Lei, signorina. Ci hanno avvisato che avrebbe opposto resistenza. Per lei la polizia normale non basta. Per questo hanno chiamato noi. Ma chi è stato, Il capo dell'Abyss, la signorina Kuranushi, signora Kuranushi. Il capo, quindi. Ah, dannazione, mi ha fregata. Vuoi resistere all'arresto? Vabbè, non mi piace che questi ottengono tutto con la violenza, quindi sì, non mi arrenderò senza combattere. È un po' una contraddizione. Qui... Ehi, smetti di sprecare tempo, muoviamoci. Ha intenzione di combattere, no? L'ha fatto di nuovo. Quindi lui c'ha un accrocchio e qui sente le conversazioni tra Aiba e... È come se, come date, no? Che c'è il ricevitore nell'occhio, no? Perché c'era pure lui? Sta ascoltando le nostre conversazioni. Andiamo. Ok, quick time event, immagino. È il walk della giustizia. Gen non mi pare che se la stia vedendo benissimo, però. What? Quindi questo è il vero Gen? Chi cacchio era l'altro allora? Date? Che... bella domanda. Io e Mizuki ultimamente siamo molto in sintonia nel, a livello ma che cazzo sta succedendo. Ma tu chi sei? Sono Gen. Buonasera Luca, ma sei anche là però. Te lo spiego dopo. Prima salviamo lui. Buonasera raidanti di Vito Yuvara, siete arrivati voi in un momento in cui succedono cose che non capisco io, quindi figuratevi voi, per cui se vi va, come si dice, partecipate al viaggio, da qualche parte arriveremo. Buonasera Real. Ah, non capisco cosa diamine succede, ma va bene. La SAT è su tutta la strada. Sarà duro passare da lì. Che facciamo? Aspetta, un'idea. Non c'è tempo per le spiegazioni. Mizuki, segui i miei ordini. Equipaggia il colpo a grappolo nella tua evolver. Perché? Non c'è tempo, fallo e basta. Buonasera Monaco, ti leggo appena posso staccare un attimo, ok. Do iniziato anche questa meraviglia sono all'inizio, ah, buon divertimento. Ti aspetta un viaggio piuttosto interessante. Stavo provando a fare i miei top 15, a volte i ricordi tirano fuori robe strane. Quello è la parte bella di fare i top 15. Io aspetto l'invito del magnifico Vincenzo per provare a tirare fuori i miei 15. Non ci voglio pensare prima.
Anche perché in genere detesto fare ste cose. Ora, dico sì al Gen. Lì c'è un distributore, lancio dall'altra parte della strada. Un distributore? Sì. Tu già la cambieresti, vabbè, ma quello fa parte del gioco, eh. Alla fine 15 sono pochi, se uno ha seguito una passione tutta la vita, 15 sono pochi. Qualunque sia la passione. Ah, ok, quindi è date. È un distributore di riviste pornografiche, ok. Ok. Con i dischi non vogliamo mezzarci nemmeno io. Spicciati! Senti, Kenny. Lo vedi quel distributore lì? Ho capito. È un ottimo piano. Non devi aggiungere altro, ci penso io. Ma infatti più che a valore del gioco in sé sto dando un valore affettivo. Ma io così la interpreto. Sono i giochi che hanno in qualche modo segnato la vita, no? Eccomi. Forza. Ha capito subito lui. Poi questo momento mi segna 69 spettatori, quindi non posso altro che dire nice. Devo fare qualcosa? Madonna, è impossibile. Perché non tutti sanno che uno dei protagonisti di questo gioco riceve, diciamo, i suoi poteri dalle riviste pornografiche. Ecco. Siete arrivati al momento migliore, comunque. Ottimo tempismo per questo raid. Prima stavo parlando di cadaveri, robe molto più inquietanti. Però te lo spoileri così, Monaco, lo dico per te, cioè siamo verso la fine del gioco qua. Mi fa piacere la visita della compagnia, però non ti conviene, secondo me. Come cazzo sei con chat? Fai bene, Monaco, grazie comunque, buona serata. Lo dico per te, è un peccato, che veramente manca, non so quanto manchi, non lo finiamo stasera, però non credo che manchi tantissimo. Ah, aiuto. Stasera non ci credo. Madò. Non ci credo nemmeno io. Però secondo te. Che cacchio. Splash. È plausibile che un'altra live basti. Io andrei avanti un'altra oretta così, no? O addirittura altre due. Così spannometricamente. Una o due. Cazzarò. Vabbè, ci credo. Si giochi sono sempre così. Quando sembra che siano per finire, vuol dire che ci saranno altri tre finali dopo. Quindi. Vabbè, domani non credo che andremo avanti. Perché io domani sera volevo fare una di quelle live un po' a caso. Perché ci sono due o tre cosine che vorrei provare. Ne approfitterei domani sera, magari. Domenica è Zelda, se ne parlerebbe. Lunedì è Remnant, sì, è un po' un problema effettivamente. Potrei saltare Zelda, non lo so, vediamo. No, io manco fa passare altri 4 giorni, capi? O domani rimandiamo la live a cazzo di cane, non lo so, vediamo. Qui dovremmo essere al sicuro. Ti sei cambiato? Era duro muoversi con, insomma, conciato in quel modo, con il filo di ferro e tutte le imbottiture. È solo così che sono riusciti a picchiarmi. Lascia stare. Esatto. Ho tante di quelle domande senza risposta. E non vi lascio andare finché non le avrò avute.
Se volessi usare il bagno? Non la puoi fare qui dentro. E se devo fare quella grande? Come si chiama? Il bisogno grande. E allora te la farei mangiare. Spietatissima, eh? Senti, ti basta parlare. Su, stiamo a sentire. Sentiamo. Ok, cosa è successo negli ultimi 6 anni? Mi sembra una domanda molto appropriata, cazzarola. Quindi qua lei ha reagito, dice, ma tu che cazzo ci fai qua? Ok, già è qualcosa. Il giorno dell'esplosione alla cattedrale? Sono stato catturato da Terror. Cioè? Stavi bene? E altrimenti non sarei qui adesso. Quando mi sono ripreso non sapevo dove mi trovassi. Non so perché Terror mi abbia catturato. Non ero sicuro che volesse torturarmi per avere informazioni e segreti della polizia. O se voleva solo qualcuno con cui giocare a backgammon. Comunque mi ha tenuto lì per un giorno intero. Poi un serpente bianco si è intrufolato nella stanza. Quando l'ho visto ho sentito il mio potere, come dire, tornare in me, ribollirmi dentro. E così sono riuscito a liberarmi dalla stanza in cui ero tenuto prigioniero. Ok, per gli altri 5 anni e 364 giorni? Aspetta, ma che c'entra il serpente? Il serpente, poi te lo spiego un'altra volta. E poi? Vabbè, ovviamente. Avevo perso la memoria. Ci mancava la perdita della memoria, non avevamo ancora quest'altra componente. Credo che quando si è crollato il soffitto qualcosa mi abbia colpito in testa. Ho dimenticato del tutto di essere un agente speciale dell'Abyss. Dopo la fuga ho viaggiato in giro, mi sono in giro per il paese. Privo di memoria, insomma, ho fatto dei lavoretti. Prima di tornare qui ho lavorato a una, come dire, a delle terme ad Atami. Ah, ecco Atami che dicevano, mi porti ad Atami, diceva sempre la procaccia receptionist della Levniskit, che ci sono le terme ad Atami, ok. Quindi eri lì. Avrei dovuto annegarlo. C'era un riferimento a prima in cui loro pensavano di essere state spiate da qualcuno, cioè che... L'avevi preso il finale con la receptionist? In questo gioco o nell'altro? Qua no. Non ricordo finale con la reception. C'è un finale con la receptionist? Ah, nel primo? Non credo, sa. E ora hai ritrovato la memoria? Ah, ora. Guarda, casualmente dopo 6 anni. Modottano a honno sujitsumae. Tokuritsu kyogi jou no news o mita toki datta. Qualche giorno fa, quando ho letto le notizie sullo stadio. Okay. Lo sappiamo che è successo allo stadio, ok. Sono shunkan ni nani mo kamo omoidashita ndayo. Ah, dovevi insistere a chiedere di uscire? Ah no, forse non ho insistito abbastanza. Jibun no kako mo. O non me lo ricordo, poi me lo vado a vedere magari. Scusa, che mi sono perso? Ah, ho ricordato tutto, il mio passato, il caso, tutto. Ma non sono tornato subito all'Abyss. Ho deciso di indagare per conto mio. Perché? Perché?
Ho pensato che ci fosse qualcosa di losco all'Abyss. E ho pensato che forse ci fosse di mezzo Terror. Sono stato a un passo dal chiedergli come fosse possibile, ma mi sono fermata. È stato il capo a mandare la SAT. Attenzione, capo malvagio? Per questo non ci hai contattato finora. Scusa se non te l'ho detto subito. E perché ti eri travestito da Kenny? Sapevo che l'istituto Radori e la Nax si fossero coinvolte col caso, nel caso. Gen ha dei legami con l'istituto Radori ed è anche dove conosceva Tokiko. Quindi gli ho chiesto di prestarmi il suo aspetto e il suo nome. Ho pensato che mi avrebbe facilitato le indagini all'istituto e alla Nyx. E non hai rifiutato, Kenny? Non posso dire di no a Date. Qui degli ultimi giorni eri tu, Kenny? No. No, volevo indagare su un'altra cosa. Quindi non ero sempre Gen. Ieri, o per meglio dire due giorni fa, il 13, quello ero io. Ok, ti protegge tutta la... a costo della mia vita. Ok, questo lo... progressi nelle indagini? Io so che la Nax sta cercando di fare qualcosa di folle. Ma non sono ancora riuscito a trovare Terra. Noi qua non sappiamo che Terra in teoria c'ha la faccia di Jin, no? L'unica pista, insomma, plausibile che ho... Ok. È il corpo che hanno trovato al Brahman. Ma non so chi sia nemmeno, e nemmeno come ci sia arrivato. Volevo chiederlo a Gen. È il detective super pervertito, Date. Ok. Mame, tu? Mame? Gen, perché hai un cadavere nel congelatore per l'ennesima volta? Quel cadavere? Ah, ce l'ho portato io nel congelatore. L'ho chiuso e ho buttato la chiave a mare. Ah, ecco che stava facendo quella volta che l'abbiamo trovato al porto, no? Era, sembrava nascondere qualcosa. Magari? Dove hai trovato il corpo? Non te lo posso dire. E quando mai? Anche a costo di venire arrestato non te lo posso dire. È per proteggere lei in qualche modo, dai. Va bene, Kenny. Mamma, vuoi dire una cosa ogni tanto? Finalmente, tutto il gioco. No, mamma. Perdonami per tutti i fastidi, Kenny. Ma non ce la faccio più. Ho chiesto io a Kenny di portare il cadavere al Brahman 6 anni fa e nasconderlo nel congelatore. Ma perché? Quel corpo l'ha trovato mio padre. Ah, giusto! È il corpo famoso che stava al Misetan
e che il padre, che sarebbe il padre di Shoma, che abbiamo scoperto essere il fratello, aveva trovato per ricattare Terer. Ok, lui. Mizuki, tu lo sai? Te l'ha detto Shoma, non capisco perché lo tenevi segreto, però sì. Se accettiamo la sua storia, sì, insomma, coincide col diario di Terer. La persona che ha trovato il cadavere era Yoneharu Enda, cioè Andes Komeji. E a quel punto poi è diventato lui un bersaglio perché lo ricattava e vabbè, ha fatto la fine che ha fatto. Continua a non tornarmi una cosa, però, che non capisco. Cioè, noi la storia di Komeji che ha preso il cadavere, no? L'abbiamo vissuta comunque in questa parte della storia, quella di Mizuki, no? Perché dicevano che era successo 3 giorni fa? È quello che non mi torna ancora. E non 6 anni fa. Sta cosa non capisco, maledizione. Si spiega la passione per i quiz, è vero, perché è la figlia di tanto padre. Perché ha rubato il cadavere? Mio padre aveva fatto molti debiti. Vabbè. Aveva preso soldi in prestito da brutte persone. E gli avevano detto... Senti, Andes Komeji. Ah, beh, questo me lo ricordo. Hanno minacciato Shom. Di venderlo all'estero, ok. Quindi voleva ricattare Terer in cambio di denaro? Sì. Quando ha trovato il corpo era ubriaco, fradicio. Aveva visto il corpo di Jin allo studio e poi il mattino dopo aveva trovato l'altro cadavere sul tetto del parco, ok. Mi ha detto che insomma che gli ha preso qualcosa, non ha saputo cosa gli ha preso e l'ha fatto e basta. E come è finito a te il corpo? L'11 di 6 anni fa mio padre mi ha chiamato. Ha trovato insomma le assi del pavimento girate e sotto c'era la valigia. Shoma non c'era all'epoca. E mio padre se ne stava lì con la faccia insomma inespressiva. E c'era il corpo nella valigia? E immagino che passatagli la sbornia si è reso conto dell'errore che aveva fatto. E non sapendo cosa fare mi ha chiamato. Poi cos'è successo? Mi ha raccontato tutto. Madonna, la mamma è incazzata, non si può guardare. Oh mio Dio, ma sei proprio un idiota, lo sai? Certo che il povero Komeji ha pigliato insulti da figlio e figlia, eh. Sei il padre più, come dire, stupido di sempre, non mi viene. Mi spiace. Non ti servirà a scusarti. Va bene. Ci penso io. E quindi lei ha portato il cadavere qua, accollandoglielo a Gen, tra l'altro. Lo devi sposare come minimo, sto figliuolo che si è tenuto un cadavere in frigo per 6 anni. E ogni volta che finiva la roba per cucinare doveva andare a fare la spesa di continuo.
Quindi Ken non ha fatto niente di male. Gliel'ho chiesto io. Ok. Ok, ho capito. Kenny stava zitto per proteggere te, Mame. Ma c'è dell'altro che devo sapere. Un'ultima domanda. E cioè... Mizuki, sono che iniziate a tomarsi. Mikaiba, a volte penso che tu mi stai remando contro, però, eh. Possiamo continuare dopo? C'è un'emergenza, hanno rapito Kizuna. No, ok. L'edificio è stato circondato. Ovviamente. Grazie per lo spettacolino. Un vero mostro, come si dice in giro, è stato proprio un gran bello spettacolo. Ma ora basta. La nostra squadra insomma, è equipaggiata con proiettili veri, quindi quelli prima erano a salve, questo. Erano, come dire, non mi viene se non soporiferi, non è narcotizzanti, beh, quelli che ti danno la scossa e ti stordiscono. Arrenditi per favore, altrimenti ci ucciderete. Provateci, dai. Stordenti, non mi viene. Ovviamente mi stavo confondendo, non c'è nessuna parola. Una parola che inizia con la T nella mia testa, ma mo non mi viene bene. Mizuki, non essere irrazionale, che intenzioni hai? Li colpirò con una granata stordente e poi passerò oltre mentre sono immobilizzati. Ma sei seria? Ammettiamo pure che riesci a scappare, poi dopo cosa farai? Hai intenzione di fuggire per sempre? Tutti e quattro di noi? Mizuki, Aiba ha ragione. Non ha senso provare ad uscirne con le cattive maniere. Dobbiamo issare bandiera bianca. Va bene. Attenzione, Mame fa una sciocchezza. E lo sapevo. Ci lascia Kenny, chiaramente. Carino il dettaglio delle unghie. Alla faccia della flash game.
della flash grenade che c'avevi. Ok, chi ci ha lasciato le penne in questo finale? Direi Gen per salvare lei, ok. Amame, buggi ka? Ma Ken-chan wa? Watashi no koto wa dou demo ii. Kimi sae buggi nara. È solo un graffio, tranquillo. Sore. Gli togli la maschera e fa un favore da chiederti. Mi canteresti quella canzone? Quale canzone? Il fiore che sboccia nella neve. Vabbè, qua li avvolgiamo, non muore nessuno, eh. Amame, warigamo, hanasesomonai. Non credo di poter parlare ancora a lungo. Volevo dirti una cosa. Minchia, devo parlare io. Oh, che tristezza, bro. Ti volevo bene come un'amica? Ok. Almeno era quello che mi ripetevo. Ma io, in realtà, vabbè, ti amavo. Ma non riuscivo ad accettarlo. E anche dopo mi sono comportato ancora come un amico, ti trattavo quasi come una figlia. È così che fingevo accanto a te. Era la prima volta che mi sentivo così in vita mia. Non sapevo cosa fare. Kenny, ma sei adorabile. Ma cosa avrei di adorabile? Sono storto, come suggerisce il mio nome. Ma mi piace questo di te, sei grande, gro e forte. Mi basta starti accanto per sentirmi sicura. Ma cambieresti idea se mi togliessi la maschera? No, non è vero. Tanto l'abbiamo già vista in parte sta scena. Per me è anche una bella faccia. Mi piace sia con la maschera che senza.
彼女が言う好きはきっと友達としての好きだ。 Probabile che mi veda come un amico. あるいはもっと子供じみた感覚。Niente, non si capiscono mai, però è pure quest'altro con quell'altro di prima. O magari è qualcosa di più infantile, come se fossi, come dire, un pupazzo di peluche o un animaletto. La Madonna, Trant è diventata. Ma mi sta bene lo stesso, mi basta poterle stare accanto. E poi è venuta a chiedermi aiuto. La situazione era orrenda, però mi ha reso così felice. Ma è stato passeggero, sapevo che non ne sarebbe venuto niente. Sono orrendo dopo tutto. Oddio, perché sei così crudele? Vorrei non aver mai compreso i miei veri sentimenti. Non succede niente, non c'è niente. Volevo vivere una vita semplice, noiosa. Volevo morire in silenzio da solo. E ora tutte le sofferenze che ho patito non significano più nulla. Tutte le sofferenze che ho patito non significano più nulla rispetto al dolore che provo adesso. Se Gene non lo salviamo, tornando indietro e finisce tutto tra luce e vino, volemo se bene, io questo gioco lo disinstallo. Però. Oddio, perché sei così crudele con me? Lei non mi amerà mai, è così precious, non è prezioso, diciamo, è proprio un tesoro, è pura, innocente, è bella. Perché hai voluto farmela conoscere, Dio? Io ti odio, creatore. Ti maledico per il terribile destino che mi hai concesso. No, no, non posso. Non è vero. Io ti ringrazio. No, no, ringrazio Dio. Io ti ho incontrata, il mio destino era incontrarti. Sono tanto felice. Ovviamente. Ovviamente. Ok. Finale non bellissimo, questo della route di Gen Yamame. Allora, abbiamo un altro po' di tempo, no? È l'unico bivio rimasto, però. E dobbiamo rifare lo sync da capo, però. Vabbè, dai. Quanto durerà? Devo solo ricordarmi che abbiamo fatto. Non facilissima la cosa.
Allora, questo dobbiamo prenderlo che serve a scassinare. Poi... no, avrò dimenticato però la musica figa. Poi c'era da scassinare una cosa subito, se non ricordo male. La cassaforte? La porta sti cazzi, anche il codice lo sappiamo. Preso appunti, no, non tantissimo, però più o meno. Il codice numerico me lo ricordo, è l'unica cosa che mi pare vada ricordata, no? Che è il codice per questa cassaforte, no? Che non vedo più dove sta, tra l'altro. Che poi c'è la manfrina dei bidoni in ordine lì. Lo cacchio sta? Ah, ecco. Non l'ho mai usata la mappa in vita mia, quindi non lo farò adesso. Ora c'è la parte dei bidoni della monnezza. Che dobbiamo fare per forza, che non credo che si possa saltare, no? Non ti dà l'opzione, penso, di parlare con la voce di Kizuna e tutto il resto se non fai prima sta cosa, no? Non avrebbe molto senso. Ora non mi ricordo l'ordine, però giallo questo? Dai! Dove cacchio mi devo mettere? Ah, devo prima controllarla? Ok, mi sfugge qualcosa. Qual era il passaggio intermedio? Ah, cazzo, è vero, il... no, viene dopo il ballo. Ok, non ricordo che devo fare qua allora. Sei autorizzato a dirmelo, Splash, non perdiamo tempo. Che passaggio mi sono perso? Non siamo arrivati al punto in cui lui sa che deve usare la voce di Kizuna e dire che tu sei mio principe, no? Che passaggio ho saltato? E non mo fa però. Ho fatto inspect due volte. Non è servito. Non mi dà l'opzione. Ho saltato un bidone. Eh no, però si sono accesi tutti, no?
Dopo la scassinata l'ho già fatto, no? Ci avevamo persi questa scena. No, la culata. Devo controllare altre cose prima, ma quale? Mi ho ricominciato a capo, mannaggia la pupazza, però dopo. Mi ha perso un sacco di tempo. Dobbiamo guardare qualcosa. Per forza sta cosa dobbiamo leggere prima. Ma baffanculo però, eh. Dovevamo trovare il bigliettino sull'alta. Maledetti giapponesi. Maledetti giapponesi. Vabbè, siamo in tempo, dai. Nocori 3 minuti, da. Gambatte. Kono rajikase. Ma, kore aete mae ni sono ra. Vabbè, questa la saltiamo, eh. A malincuore, ma la saltiamo. Ok, ora apriamo quella dorata, però. Oddio, è accecante. È la statua di Kizuna. Nante utsukushii da. Kizunachi-no danzu wa ore no kokoro o jouka shite kureta. Che meraviglia, lo splendido balletto di Kizuna mi ha purificato il cuore. Kizunachi, ore kagiya ni natta yo. Io ci sono diventato un locksmith, non so come si dice in italiano. Farò un lavoro pulito e onesto. Aspetterò tutto il tempo necessario. I miei sentimenti non cambieranno. Stavolta è un ricordo con Kizuna. Lian le è stato fedele tutto questo tempo. Ah, i soldi del padre, questi sono. Ok. Cos'è un? Cos'è un mucchio di denaro? Quindi questo è il padre. Ah no, questo è che sempre Chikara che dice questi te li manda Kirichi Chieda. Lion. Ecco quando lui gli dice non ti posso più. Non posso più stare con te. L'avrà ricattato il padre in qualche modo? È fabbro, sì, tendenzialmente è fabbro, però è uno specialista in lucchetti, capito? Non è il fabbro che forgia, che ne so, le robe. Però sì, in italiano si usa genericamente fabbro. Non sono degno di lei. Non la merito più. No, non l'ho saputa proteggere.
6年前の爆発事件のことだな。Questa è la scena che abbiamo visto nel Wink Sync, l'esplosione di 6 anni fa. È pieno di rimorsi, anche se non è stata colpa sua. Sono feccia. Non so volare, non merito di vivere. Ma che succede? Fabbro Verseratore, vedi? Sono macerie che... Cadono macerie. Devono essere legati allo stato mentale di Layan. Mizuki, dobbiamo intervenire. Presto. Da fuck? Non è ancora finita? Qua. Chiaramente questo. Questa è la cassa con la cassa. La scatola con le scarpe, no? Non si... sì, è lei. Ok, ma mi serve una combinazione che non ho, mi sa. Da 1 a 12. Ok, se io devo ricordarmi adesso qualcosa di specifico per aprire sta cosa, io non me lo ricorderò mai nella vita. Ha girato 6 volte e si è fermata. E dentro? Ah, si è... Sono troppo bravo quando fingo di non sapere le cose. E sono le scarpette di vetro che è così, insomma, di cristallo. Non fare quella faccia, però è inquietantissimo. I suoi sentimenti nei confronti di Kizuna non hanno mai vacillato, sono ancora quelli. Non sono degno. Ayan, eravate così felici tutti e due, ridevate tanto poco fa. Datti, insomma, ripigliati. Quanto ancora vuoi restare così? È la morte nera, che sta succedendo? Non eri il mio bersaglio, come si dice, intenzionale. Ma mi dispiace, a quanto pare mi farai da sacrificio. Ok, questa è l'esplosione dell'altra volta. È una frase che ha detto Terror 6 anni fa prima di fare esplodere tutto? A Kizuna? Che non ricordo quella? Ah, meno male, stai bene. Come na, Kizunachi. Mi dispiace, Kizzi. Itakatena. Mamorenakute. Come na. Hai avuto paura? Ti sei fatta male? Scusami, non sono riuscito a proteggerti. Arette. Hato? Ma quello è un cuore? Raya no okina aijou o shimeshiteiru no ka? Magari rappresenta l'amore di Layan? Layan, che fai? Vuoi arrenderti? Bene, tutto molto bello. Una chiave che apre cose. Fiducia in se stessi, insomma, sicurezza. Kizuna, futuro. E questo lo chiami amore? Sei pietoso. Criminale.
Non ti meriti la felicità e non la meriterai mai. Usa la chiave? Mo devo scegliere la chiave? Facciamo un salvataggio così... senza un vero motivo. Mi andava. Confidence. Esatto. Abbi fiducia in te, Layane, il tuo talento nello scassinaggio è straordinario. Wasa! Non benissimo, però. Adesso lo sta caricando a molla. Non benissimo. Ma quel talento mi ha condotto a una vita di crimine. Ma non intendevo questo. Però abbi fiducia in te stesso, nei tuoi sentimenti per il Kizuna. Perché pensare subito al lavoro? Secondo me è futuro, ma a sto punto le sbagliamo tutte. Infatti, mi aspettavo che non funzionasse, Marco, questo. Ma Kizuna non piacciono i criminali come me. Mi ero fatto in mente che fossero in ordine. Prima fiducia, poi il Kizuna e poi futuro, invece no. Layane, sei stato un criminale in passato. Ma hai pagato per i tuoi crimini. Non puoi essere prigioniero del tuo passato. L'importante è il futuro. Azzatadam. Abbiamo scardinato Layane. Ho commesso un crimine. E questo non lo posso cambiare. Ma ho deciso di rigare dritto da ora in poi. Voglio crearmi un futuro. Hadouken. Ok. Cosa stai facendo? Sta volando. Sei solo spazzatura. Dovresti bere liquami da una fogna. Va bene, un po' troppo però. La prossima chiave. Allora, qua è la fiducia. Quindi servono tutte e tre. Pensa a quante persone hai aiutato con le tue abilità. Credi in te. Bellissimo il cambio di espressione. Sì, lo devo sfruttare questo mio talento. Voglio vivere felice. Insomma, vivrò onestamente. Aiuterò la gente che ha bisogno di aprire i lucchetti. Ci sono pure i fuochi d'artificio per festeggiare, Layane. Non sei in grado di proteggere la persona che ami di più. Sei debole, sei tutto chiacchiere. Non ti meriti di stare al suo fianco. No, no, la cresima. Ecco. È l'ultima chiave. Layane, ma vuoi proprio che ti tiri su di morale io? Magari vuoi che ti dica... Ma tutto bene, Layane, anche Kizuna ti ama. Se è così, allora sei davvero debole. Ehi, Aiba, però no, un po' meno, Aiba. No, fammi fare.
お前は大切な人を守れなかった。そう思ってるみたいだな。Diana, pensi di aver fallito? Pensi di non aver protetto la persona che ti è più cara? E allora provaci di nuovo, proteggila di nuovo e continua a insistere finché non muori. Non sei degno di Kizuna? E allora diventalo! Se intendi compatirti e rinunciare ai sogni al primo ostacolo, e allora immagino che non ti importi davvero della tua vita di Kizuna. È molto molto passivo-aggressiva. Molto molto, anzi, psicologia inversa. Oh, l'ultima chiave dentro di te sono gli amici che ti sei fatto durante il viaggio. Non l'aprirò io, devi essere tu. A qualunque costo, qualsiasi cosa dicano di me, io e lei, Kizuna, io la amo. Sì, giusto, bravo. Kizunachi! Plop. Oddio. Mite kure, Kizunachi. Ore wa kimi e no omoi de sora mo toberu nda. Kimi ga arukenakute mo, odorenakute mo, ore ga kimi no tsubasa ni naru yo. 俺はきっと君を守るために生まれてきたんだ。これから先どんな困難があろうとも、俺が永遠にキズナッチを守り続けると誓うよ。Questo splatto sarebbe una scena interessante. めでたしめでたしだな。Siamo sicuri? いやいや、 HB 事件に関する情報は？あ、まあ心に寄り添うのもシンカーの役目だし。やれやれ、どうしたもんかいの。Beh, è avanzato per un po' di tempo, eh. Ah, M3, attenzione. Ma quanti sono? Ok. Ok, che... Ikagen, hakujou shiagare, kono yaro! E sputerò, spo cazzo! Omae ga jiken ni kansuru nanika o mita no wa wakatten da! Lo so che ha a che fare col caso! Te... Honto wa donatte yaritai tokoro nan da kedo... Questo è ciò che ti urlerei? Iya, futsu ni donatte daro. Mizuki, è esattamente ciò che gli hai urlato contro. Dopo aver visto il somnium, sono un po' scombussolata. Somnium? Somnium? Ho guardato dentro i tuoi sogni, Diana, utilizzando un dispositivo speciale. E lì dentro c'era soltanto... Io ti amo, Kizzi, Kizzi, quanto ti amo. E basta, niente di importante. Io mi staccherei qua, così proprio, di brutto, ma 2:30, sembra mezzanotte precisa. Prima che questo interrogatorio ci butti chissà dove. Mi sembra un ottimo cliffhanger. Come quello di ieri. Mo non so, raga, domani probabilmente no. Vediamo. Se non dovessi lavorare sabato e domenica, io avrei fatto una sortita pure con questo.
La vedo complicata, vediamo un po'. Ma mi si aspetta qualche giorno, che poi c'è pure cielo duro, se ne parla mercoledì fondamentalmente, se no. Quindi vediamo. Nel mentre, buonanotte, grazie per la compagnia come sempre, ci stiamo arrivando, un po' alla volta ci arriviamo alla fine, ci arriviamo, lo finiamo questo gioco. Statemi bene.